Belen e Stefano De Martino, ritorno di Fiamma a Orologeria. Una proposizione che, tradotta in termini di gossip, implica vendite di riviste, click su siti e social network e che, nell'ultimo anno, non è stata il centro dell'attenzione della cronaca rosa. Gossip a Orologeria lanciare quindi, in odor di Ferragosto, la presunta notizia del ritorno di Fiamma tra il ballerino e la showgirl ha un senso. Lo ha capito Giovanni Ciacci, esperto di look e volto di Detto Fatto. Ospite a Pinocchio, la trasmissione di Radio Day AI, Ciacci ha detto, sta succedendo quello che noi tutti della cronaca rosa e del mondo dorato del gossip stiamo aspettando da tutta l'estate. Sta succedendo, ci siamo quasi, anzi è già successo. Notizie da Ibiza dicono che Belen è tornata con Stefano De Martino. Che stia succedendo o meno, a questo punto, interessa in maniera relativa. La bomba è stata lanciata e paparazzi e curiosi sono sul piede di guerra. Il tramonto dello scoop da ombrellone sono pochi, ormai, i personaggi che catalizzano l'attenzione della cronaca rosa. Sono lontani i tempi degli scandali monegaschi o dei tradimenti all'ombra di Buckingham Palace e, anche alle nostre latitudini, il tramonto di Valletto Poli ha fatto cadere un velo di polvere sul gossip che, specie d'estate, viveva il suo apogeo, di Belen nude alle Maldive e da un po' che non ce ne sono più. Se si pensa che la notizia dell'estate è la relazione tra sia la cifra del tramonto dello scoop da ombrellone. Ecco che allora anche un presunto gossip diventa boccone ghiotto per chi su corna e scappatelle ci ha costruito un mestiere. A Ibiza, peraltro, Belen si trova con la famiglia e col fidanzato Andrea Iannone mentre Stefano De Martino sarebbe in compagnia della blogger Gilda Ambrosio. Voglia di happy end conto poco di fronte all'ipotesi di un happy end. Del resto la loro favola aveva fatto sognare a livello nazionale popolare, lui che molla tutto per lei, la passione irrefrenabile, la nascita del piccolo Santiago nel 2013 e pochi mesi dopo il matrimonio gypsy chic e poi i baci, le carezze e i selfie a tutte le ore. Poi, due anni fa, la fine tanto improvvisa quanto inspiegabile della storia. Un freddo comunicato e arrivederci. Dopo Stefano il personaggio Belen, a livello di gossip, ha perso a pile la liaison con Andrea Iannone e non si è neppure avvicinata al clamore suscitato, e ancora prima da Corona. Che Belen sia la prima a voler ridare lustro al suo ruolo di regina da gossip. O è la stampa che tautologicamente si scrive addosso nel tentativo di creare qualche onda nello stagno fermo della cronaca mondana? A Ferragosto mancano solo 10 giorni scaduti quali si capirà quanto lo scoop a Orologeria sia autentico o quanto un tentativo di rianimare un settore in caduta libera.